Ciao Draghi, sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video guida su Warframe, dove andremo quest'oggi a parlare di Scarlett Johansson. Perché mi viene in mente Scarlett Johansson? Quest'oggi andremo a parlare di Scarlet Spear, il nuovo evento disponibile su Warframe più famoso che mai. E adesso andremo a vedere il motivo. Su PC è già disponibile l'evento, su console arriverà a breve. Preparatevi in ogni caso perché questo evento non durerà per sempre. Andremo anche a breve a vedere quanto tempo dura. Ci sono dei punti da totalizzare, se volete chiaramente i vari emblemi. A 10.000 c'è l'emblema Spear 1, a 30.000 il secondo e a 50.000 il terzo. Io in 2 giorni di farm no, noiosetta, niente di che, sono arrivato a 5.400, impegnandomi probabilmente sarei arrivato anche a più del doppio, per cui non vi preoccupate, i punti si fanno, dovete soltanto mettervi a grindare un pochino. Però giustamente è Warframe, lo conosciamo benissimo, sappiamo bene come funziona. Andiamo subito a vedere dove tutto parte. Andiamo sulla Terra, possiamo notare un nuovo puntatore, lo Scald Spear, circondato di queste specie di stelle cadenti per niente brutte, giuro, madonna mia. Scald Spear. Ci sono varie sale, ok? Inoltre, varie stanze. Inoltre, in alto, è segnato anche il tempo rimanente per le ondate. Adesso andiamo a vedere perché. Prendiamo una stanza qualunque. Una volta arrivati, finiamo in questa sala enorme dove vediamo Erra. Al centro della stanza un ologramma di R, chiaramente se non sapete chi è R, fatevi le quest, ragazzi. Possiamo notare già un paio di cose. Murex scacciate, ad esempio, 0 su 100 e 1 ora e 1 minuto rimanenti. Abbiamo 3 ore di tempo. Gli eventi durano 3 ore. Chiaramente finiti ricominciano, è ovvio. 3 ore per scacciare 100 Murex. Questo non significa che dovete per forza scacciare tutte 100, però arrivando a 100 la vostra ricompensa finale sarà maggiore. Ci sono due squadre che si devono dividere, una che andrà a fare l'assalto alla terra e una che invece andrà a fare l'assalto alle Murex. Il primo assalto, quello alla terra, non è altro che una sorta di difesa mobile, per così dire, chiaramente, dove dovremo eliminare un Condrix, un nemico sentient colossale. Beh, in realtà non lo eliminiamo, lo dobbiamo scannerizzare, ma lo dobbiamo indebolire, ecco, indebolire è la parola corretta. Dopodiché andremo a mettere a terra un nuovo oggettino che Little Duck gentilmente ci fa comprare per poco, per fortuna, ossia l'Hop Link. Sappiate che vi occorre l'Hop Link per fare le missioni. Per cui, prima cosa da fare, entrate nel nuovo relay di Scarlet Spear, comprate l'Hoplink. In automatico lo mette all'interno della vostra dotazione. Le altre ricompense le andiamo a vedere dopo comunque. Abbiamo la dotazione, abbiamo l'Hoplink. Andiamo sulla Terra, indeboliamo il Condrix, questo sentient colossale. Mettiamo a terra l'Hoplink, pian piano carica, c'è un contatore che si riempie e invia alle squadre in area, alle squadre che sono sulla Railjack, al Murex Ride, dei kill code. Invia dei codici per distruggere, eliminare queste Murex, queste astronavi gigantesche sentient. Senza i codici loro non possono distruggere nulla. Chiaramente, se non c'è una squadra sul Murex, anche voi che inviate i codici dalla Terra non potete fare nulla. È un gioco di squadra in tutto e per tutto. Ci vogliono varie squadre. Potete scegliere se fare durante le 3 ore sia l'assalto alla Terra che quello sulla Murex. Non cambia assolutamente nulla. Considerate però che sulla Murex è un po' più complesso. Adesso andremo a vedere il perché. Nel frattempo state vedendo le immagini dell'assalto alla Terra prese da una mia live. Vi lascio il link a schermo e in descrizione se vorreste passare per dare un'occhiata. Sembrerebbe in tutto e per tutto una modalità endless. Continuate a colpire sta Condrix. Continuate a scansionarla all'infinito. No, in realtà le ondate massime sono 17. Voi potete continuare
ad attaccare la Murex fino a un massimo di 17 volte, poi dovete comunque uscire dalla mappa. Sappiate che la Condrix parte dal livello 25 alla prima ondata e finisce al livello 188 alla 17. Io sono arrivato fino al livello 10 e con il Bramma, il Kuva Bramma, con una build da virale e una da radiazione, da corrosivo, le ho provate un po' entrambe, e a un certo punto subiva veramente pochissimi danni. Si può fare comunque, con un team di 4 persone abbastanza organizzati, uno che magari pensa alla difesa, un limbo magari, tutti voi che vedete limbo, limbo è brutto, buono, buonissimo per questa modalità, uso solo lui essenzialmente, perché blocca i sentient. Per quanto riguarda invece la missione sulla Railjack, dovete necessariamente avere una buona Railjack. È un must in questa missione. O avete la fortuna che partite con 3 vostri amici, uno in particolare che ha un'ottima Railjack ed è lui che osta. Io l'ho un po' sistemata in questi giorni, ma comunque continuo ad avere pochissima vita, pochissime difese. Siamo riusciti a fare in live due navi Murex. Sapete che se ne possono fare massimo 5 per volta, quindi badate bene, 17 round di Condrix, 5 Murex massimo. La missione sulla Murex è leggermente diversa, infatti qualcuno deve restare sulla Railjack perché ci saranno dei sentient all'esterno che proveranno a distruggervi. L'altro team invece, bisognerebbe essere in 4 sulla Murex obbligatoriamente, gli altri due invece entrano sulla Murex sentient, vanno nel punto indicato, piazzano l'uplink e ricevono i kill code dai ragazzi, dalle persone sulla terra che inviano questi codici per distruggere la Murex. Una volta che vengono uppati 9 kill code per Murex, la nave viene distrutta, voi uscite, venite teletrasportati sulla vostra Railjack e si continua, potete uscire, rientrare, bla bla bla, fate quello che volete, fino a un massimo, dicevo prima, di 5 Murex per raid. Una volta che finite quelle 5 massimo, tornate alla vostra flotta, tornate essenzialmente al salone dello Scarlet Spear e se volete ricominciate. Non è così complicato come sembra, ovviamente, però non è nemmeno semplicissimo, ecco. Andiamo a vedere un attimo la nuova valuta del gioco che possiamo notare da Little Duck, se premiamo su Scambia, che ci permette di acquistare essenzialmente le cose uscite con questo evento, ossia i crediti Scarlet. Esistono un paio di modi per recuperare questi crediti Scarlet e tutti quanti questi modi includono ovviamente il farmare a bestia questo evento. Parliamo però un po' di numeri. Se voi fate la missione sulla Terra dei Condrix, vi dicevo prima, sono massimo 17 round, massimo 17 Condrix. Man mano che fate più Condrix, il livello del nemico sentient aumenta, ma aumentano anche i crediti Scarlet che ricevete dall'upload di questi kill code. Se a livello 1, infatti, riceviamo 15 crediti Scarlet, a livello 17 ne riceviamo 2295. Sulla Murex, invece, abbiamo massimo 5 round. Finito il quinto round, otteniamo 1800 crediti Scarlet. Detta così, sembrerebbe chiaramente che è più conveniente fare la Condrix. Di fatto lo è. Considerate però che per fare 5 round Murex impiegate tecnicamente meno tempo che per farne 17 Condrix. Però considerate pure che i nemici sulla Condrix sono sulla terra, vicini alla Condrix, sono leggermente più fortini di quelli sulle Murex, quindi è un pochettino più complesso. In ogni caso, limbo da entrambe le parti per quanto mi riguarda. Sulla Murex addirittura, una volta che mettete la bolla e la seconda abilità nel punto in cui dovete ricevere le kill code, potete andare AFK letteralmente, tanto i nemici non possono avvicinarsi all'uplink per terra, scusatemi, non occorre fare altro, per cui è veramente, veramente easy, veramente.
Soffermiamoci adesso a parlare invece del secondo metodo, che alla fine comunque dipende dal primo e ha sempre a che fare con il farming selvaggio all'interno del gioco, per ricevere Scarlet Spear. Ogni volta che raggiungete 1000 o più punti durante l'assalto alla stessa flotta di Murex in quelle 3 ore, senza abbandonare chiaramente quella flotta, facendole sempre con nella stessa stanza essenzialmente, ottenete un emblem rank, ottenete un piccolo emblema che vi compare sulla testa. A 3000 punti ottenete un altro simbolino, a 5000 un altro simbolino ancora. Questa cosa è molto importante perché in teoria dovrebbe poi farvi avere, alla fine della schermaglia con la stessa flotta, dovrebbe farvi avere più crediti Scarlet. Infine, e questo ve lo leggo paro paro dalla wiki perché ancora non mi era mai successo, quindi per darvi un'informazione completa, una volta terminate le 3 ore di ondate, ok, e tutte le 100 Murex sono state sconfitte, i giocatori ricevono un payout aggiuntivo, un victory payout viene qui nominato, che darà ovviamente più crediti Scarlet. Questo pagamento, ok, è calcolato in base al livello più alto di punti raggiunti da un player tra le missioni fatte chiaramente sulla Terra o sulla Murex, moltiplicato per 2. Questo è cappato a 10.000. Questo vuol dire che, esempio, voi fate 1000 punti, ricevete il rank 1 emblem, finite tutto quanto, ve ne tornate a casuccia, in teoria, ovviamente, finiscono quelle 3 ore di evento in quella specifica stanza dedicata a quella specifica flotta di Scarlet Spear. Dopo quelle 3 ore vi dovrebbe arrivare una mail con 2000 crediti Scarlet, perché li moltiplica per 2. Avevate fatto 1000, ve ne arrivano 2000, ok? So che questa cosa è buggata fino all'inverosimile. Abbiamo fatto dei test non volontari, semplicemente giocavamo ed è successo. E durante le live è capitato che facessimo io e un iscritto un paio di missioni, poi lui ha staccato, io ho staccato, il giorno dopo io ho ricevuto 2000 punti, lui 10.000, facendo la stessa identica mappa, non è cambiato assolutamente nulla. Altre due piccole cose che potete fare qui all'interno della stanza dello Scarlet Spear Event, e poi andiamo a vedere gli item che vende la signorina Little Duck. Ci sono due console, una alla destra dell'ologramma e una alla sinistra dell'ologramma. Qui potete rispettivamente dispiegare il... ovviamente questi non c'è nessuno. Potete dispiegare il vostro supporto, oppili, non c'è nessuno manco qua. Ragazzi, ve lo spiego molto semplicemente. Potete aiutare i player sulla Terra o sulla Condrix dando il vostro Hoplink. Cliccate su dispiega il rinforzo Hoplink al supporto terrestre, per fare un esempio. All'interno ci saranno tutti quanti i vari hoplink che sono dispiegati sulla Terra. Tra questi potrebbero essercene alcuni con la dicitura critico. Questo significa che sono messi nei guai, il loro hoplink sta per essere distrutto. Pagando 75.000 crediti, voi dispiegate il vostro hoplink ad aiutare il loro, lo curerà leggermente e niente, la gloria vi attende, perché in teoria non vi arrivano crediti Scarlet da questa cosa. Evviva evviva. Qui inoltre ci sono due classifiche, una per la Terra e una per invece le Murex, che vi fanno vedere dove vi trovate, quanti punti avete accumulato. Arrivate almeno a 1000 per ricevere poi le 2000 monete bonus. Andiamo adesso a vedere invece le ricompense. Ricompense un paio di... che ci vende Little Duck. Tralasciando l'hoplink che abbiamo già visto, ci vende 2 nuove armi, una del valore di 20.000 crediti Scarlet e una del valore di 15.000 crediti Scarlet, maledetta. Una forma stile, che per chi non lo sapesse è una nuova forma aura disponibile unicamente per le armi da corpo a corpo. Questa la installiamo e ci permette essenzialmente di mettere qualunque stile noi vogliamo in quell'arma. Tutto qua.
Fine. Ci vende la nuova sala del simulacrum che io ho già acquistato, vi farò vedere verso la fine del filmato. Ci vende tre sigilli clan, ci vende due cose da mettere sull'orbiter, carine, una è la Terra, l'altra è la Murex, e poi ci vende degli arcani. Il tempo, il consequence, il momentum, l'ice, il nullifier, il warmit, resistance, healing, deflection, victory, strike, awakening, guardian, molto bello il guardian, phantasm, eruption, agility, acceleration, trickery e velocity. Draghi, spero di avervi detto tutto riguardo questo evento. Prima di concludere, due piccoli aggiornamenti, due piccole cose. Se andate nel Codex, c'è la nuova guerra, un po' di voi l'avranno già visto, immagino. C'è ovviamente il Progo Chimera, che già abbiamo giocato, la quest di Erra, e c'è adesso un nuovo filmato. Se non lo avete visto, andatelo a guardare. È da brividi. Sono sempre seccato con la Digital Extreme, perché con il contagocce vediamo la storia, con il contagocce, però... Bello comunque, non gli puoi dire manco niente. Per concludere, arriviamo qui dal signor Simaris, andiamo sempre al simulacrum. Quando acquistate il secondo, la sala da ballo, vi compariranno in questo modo. Andiamo a cliccare sulla sala da ballo e arriviamo nel nuovo bellissimo simulacrum, dove vedrete partire tutti quanti i miei video. Speravo di poter cambiare le statue nel simulacrum, ma non si può fare, però fa niente. Molto interessante questo simulacrum, perché a differenza del primo non mette i nemici un po' a destra, un po' a sinistra, un po' davanti, ma li mette tutti davanti a sé. Quindi abbiamo 20 nemici tutti di fronte a noi. C'è chi piace, c'è chi non piace, a me piace, per cui va bene così. Draghi, grazie mille per avermi seguito in questo video guida su Warframe. Lascia commenti come sempre qui sotto. Spero che il video finale non sia riuscito più lungo di quello che volevo fare, però c'era tanto da dire e io mi impappino spesso quando parlo, perdonatemi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un bel mi piace, perché no? Io sono sempre Therion e spero di rivedervi alla prossima. Ciao, draghi!